Benvenuti in questa nuova live, in questo nuovo video. Bentornati. Anche stasera c'è Maschio con noi. Sempre. 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 Sempre, stasettimana sempre. E per la prima volta vedete l'interno della casetta. Questo è quello che è stato fatto nel mese di dicembre e l'inizio di gennaio. Dobbiamo ancora mettere in uso il microfono, tutti gli accessori che abbiamo, quindi non ci sentite ancora perfettamente, ma cerchiamo di parlare un po' a voce altina. Ecco, l'insegna stasera è spenta, vabbè, suona la chitarra che va bene lo stesso, dai. Che dire? Cominciamo, aspettiamo che si colleghi qualcuno. Sai che però io l'accenderei. Non so, perché forse è un po' più di luce, non so. No, se tu vuoi, no. Più là. Sì, dai, la attacchiamo tanto. No. Vediamo. Yeah! Sì, dai, mi piace molto. Sì, dai, ci siamo. Esatto. Va bene l'inquadratura, no? Sì. Bene. C'è il nostro Bob? C'è già? Bob. C'è già Bob. Sempre al top. Ciao Pat, mi è tornato. Anche lui è sempre collegato nei diretti. Sì, c'è sempre. Emily, ti vedo. Emily. Dai, un ciao a tutti. Non essere timida. Dai, saluta lo zio, fai contento Riccardo. Tanto tutte... No, ho tolto la verifica per le chat di stasera, volevo fare una prova. Tanto abbiamo comunque Bobby regia che se qualcuno rompe i maroni lo banna e lo tagliamo fuori da subito. Mm-hmm. Quindi anche il buon Volpe quando si collega deve stare attento stasera. Sì. Stasera vi mettiamo alla prova la regia. Ecco, mia sorella dice che non fa accedere, vorrà dire che si collega con mio nipote. Ne sa passare diversi. Mark Zink, Drapsnat, Donk 7, Blerp. Sì, aspettiamo che magari si colleghi qualcuno. Allora, questa felpa non è uno sponsor e non è una nostra realizzazione, è di un fornitore mio, e almeno lo sapete che questa l'ho presa fatta. A parte davanti. No, davanti, vabbè, ci ho cazzeggiato un po', ho fatto delle prove. Sì. Questa sera vi faremo l'unboxing della pressa per realizzare le felpe, le t-shirt, i vari gadget, quindi vi aspettiamo ancora 2 minuti. Vedo che è arrivato Ricky Maschio col suo polipo, sempre col suo polipo. Vedo che è arrivata anche Ferrer. Benvenuto in live. Buonasera Ferrer. Niente, anche te. Non è uguale, no. Mm-hmm. Per i valori dico. E niente. Quindi stasera si farà il salto di qualità. Che lavoretto che ha fatto. Sì. Guarda che lavoretto che ha fatto. L'ho fatto stamattina in una piccola live. Ci ho fatto un lavoretto, ho fatto che bene. Che guarderò ovviamente. Certo, bisogna. Perché ero al lavoro, ragazzi. Facciamo un bel salto di qualità da questa piccola pressa qui, che immaginate a fare una felpa, una pressetta così,
ha un bel gadget grande, quindi sì, si fa un bel upgrade per le creazioni e anche per il nostro canale. Quanto c'è del tempo? 5 minuti. Emily! 6 minuti. Emily, saluta lo zio, che Riccardo se no si offende, che sono 3 sere e ti vede collegata e non no, saluti. Dai il telefono alla mamma, scrive la mamma. Sai, con te, si sta volando con te ovviamente. Non lo so. Vedremo se ti fa felici. Almeno non lo so, non lo so, non lo so. Non vedo Silvietta, non vedo Martina. Non vedo Volpe. Non vedo Volpe. Intanto ti offro da bere? Sì. Cosa beviamo stasera? Spritz Aperol. Spritz Aperol? Un po' di Campari. Sì, va bene quello. Questo è il mio su. Grazie. E io, povero, bevo acqua. Già, vai, ti do una mano. Aiuto. Allora, per chi magari deve ancora collegarsi, però rivedrà la replica, ricordiamo che dal mese di febbraio avremo anche dei gadget in palio, gadget personalizzabili, che giustamente sceglierete voi la grafica e poi vabbè, fai capricci. Sì, voi sceglierete la grafica, poi ve la potrete personalizzare e in qualche maniera ve la recapitiamo direttamente a casa. Questo per ringraziarvi della presenza e per rendervi partecipi alle nostre live. E niente, come la t-shirt potrà esserci magari il cappellino o dei nuovi articoli che decideremo di realizzare. Sì, come primo contest, che si chiamano contest? Contest, concorso, non lo so, in qualche maniera lo chiamiamo, come questa l'abbiamo chiamata casetta e l'altra l'abbiamo chiamato privé. Sicuramente sarà il cappello rosso. Cappellino rosso, cappellino rosso, ve lo faccio vedere subito. Serve a power bank? No, dopo. Cappellino rosso, ancora nuovo col suo imbottitura, non è usato. Questo penso sarà uno dei primi gadget che andremo a personalizzare con la grafica decisa dal vincitore. Poi a febbraio, quando partiranno questo contest, come l'abbiamo chiamato? Contest, concorso, chiamiamolo come vogliamo. Vi spiegheremo un po' meglio come si svolgerà nel corso della serata. Se raggiungiamo l'obiettivo, verrà comunque identificato il vincitore. Estratto il vincitore. Se riusciamo a realizzare anche la grafica e il gadget finito, bene, se no nella live successiva, giorno dopo, settimana dopo, adesso dipende, andremo comunque a realizzare direttamente in live con voi il gadget destinato. Questo intanto lo attacco qui. E, diciamo, un cappellino è sempre un cappellino, d'estate fa comodo. E come siamo messi qua? Ci ha raggiunto qualcuno di nuovo? No. Bene. Hai mandato?
Ti link. Sì. Nessuno lo cercare. Bene, a posto. Andiamo. A tempo? Quanto siamo a tempo? 10. Meno 10. Sì. Su. Non mi arrivano neanche i messaggi. Allenamento? No. Che giorno? Giovedì? Sì. Sì, allenamento. Doveva avere allenamento anche il buon Volpe, che però è in hotel con la tonsillite. Mi ha mandato un video prima. Era all'eterno là. Si attacca, fa un video, passa. Si attacca col telefono, già il video e inquadra un po'. Sì, perché l'iPhone va sotto acqua, è vero. No, il suo sì. Il tuo no? È troppo vecchio. Dica, tanto da lì non la riconoscono. Dica, che dice? Che dice? Potremmo dare uno spoiler della prossima felpa che faremo, giusto? Sì. Prossima felpa che faremo sarà questa. Sarà questa. C'è uno scritto. Hello, sorry for. After promotion for channel. I'm sorry, I'm not interested. Sempre la solita storia come quella del Volpe, che ti propongono per il canale le visualizzazioni, i follower, il chat, bot, eccetera. If it's no competition, top quality is warranted to the best. Vuole essere manager. Sì, no, grazie. No. No, non siamo interessati a questa cosa, grazie. Ma è da sempre tre. Okay. No, non si va fuori da là. Dai. Vabbè, riprendiamo il discorso della felpa. Allora, coniglietto. Sì. Coniglietto sulla felpa. Allora, felpina, sì. Che giustamente la cliente l'ha già provata e qua c'è il segno del suo cucciolo, che noi adoriamo i cuccioli, yeah. Ne ho uno anch'io. Io ho il mio cucciolo. Devo farci qualcosa, è un problema. No. E prossimamente faremo anche la maglietta per il buon maschio. Cioè. Ecco. Me medesimo. E quella sarà una bella hit. E qui, raga, appare il coniglio. Ci metteremo sto bel coniglione qua. Così Silvietta, quando vedrà il video, vedrà già il risultato finito, uno spoiler. Ma questa probabilmente la facciamo domani sera. Jarvis, allora, mister, la bella carta forno per cucinare la felpa.
Punto di cottura? Non lo so. 90 gradi. Così? Ti tocco il culo adesso. Marigo. Marigo. Cos'è? No, la spina la funziona. L'ho attaccata oggi. Ah, vado, sì, avanti con i lavori. Ti ho chiesto. Sì. Vado avanti con i lavori, giorno dopo giorno, pochino dopo passo dopo passo, pochino alla volta, ma ci vado. Una riduzione, amici, una riduzione. Non ce l'è. No. Non è l'occhio, no? No. Stai calmo e fermo, fermo e calmo. Ah, io sono calmissimo e fermo. Ah, non agiparti. Tu non incantarti. Non agiparti, che non serve agiparsi, facciamo tutto lo stesso. Guarda che bello che sono in video. Di più. No, no, no. Guarda che bello brizzolato. Non me ne ero accorto. Vabbè, comunque. Emily! Scrivi! Dai! Rocken, benvenuto. Ti vedo, salutaci. Sono la mamma Tania, prendi il telefono in mano e scrivi tu. Allora, ci sei là. Questo è il nostro bel accessorio, vero? Sì, quello più vicino. La nostra mini press, con la quale ho realizzato le nostre belle magliette. Però da domani, probabilmente già da domani, useremo l'accessorio con il quale vedremo dopo, tra un po' facciamo l'unboxing. Dillo te. Dillo te. Unbon. Come? Non so dirlo bene. Unbon. Unboxing. Unbon. Ah, non mordere, che è mia. Raggiunto la temperatura, lucina verde. La vedete? Si è vista? Si è vista. Si è vista. Abbiamo la temperatura giusta e via. Aspetta, vedi se vedi. Unboxing. E a mano sappiamo che è buono. Volpe a cena? Sta cacciando nei boschi? Vestito da boscaiolo? No, da volpe. Con la boschi? No, da volpe. È un volpe? La volpe non gira nei boschi. Sì. E allora? Buon volpe! Ci stai a seguire? Come si dice? Ambo. Faremo un ambo di una scatola che poi vedrete. Non se lo togliere. Cos'è? Non se lo togliere. No, non si toglie. No, c'è da coprire quello sotto piuttosto. Sì. Si prende un po' tutto. Voilà. Ma va là, no, voilà, va là. Dove? Là. Bravo, così si fa. Voilà. Voilà, così si fa. E ragazzi, avessimo la pressa, avremmo già finito. Con la pressa è un'altra storia. 6 secondi. 6 più 8, hai fatto tutto. Qua te lo devi stirare a mano. Ma noi abbiamo già il buon volpe, bello stirato. Sì.
Che motore è stirato di fresca? Ma è stirato appunto. Ferrer, se ci stai ancora seguendo, vorrei anche il tuo parere, se è una cosa gradita. Voilà. E il suizzo. Questo è la l'attacca. Vai, vai, vediamo subito ragazzi. Vai, vai. Vai a vedere se ci sono i follower fuori. Eccomi. Che c'è? Quanto spalla a destra? Quanto spalla a destra? Questa è a sinistra però. Vabbè dai. Fai come se fosse a destra. Fai come se fosse. Bravo Bob che ricorda sempre ai nostri follower le cose giuste. Sempre d'aiuto. E questa è la nostra felpina. Bella, realizzata in un... Anche presto abbiamo fatto. Però se consideriamo magari la mole di lavoro, ci vuole un po' di tempo. E allora con quel gadget che adesso vedremo, tanto ormai siamo a 20 minuti, dai, adesso vi facciamo l'unboxing. E... è scappato ragazzi! È scappato il vecchio. Dove va? Mentre parla i follower va via, ma come lavora questo ragazzo? Grazie del ragazzo. Sono andato a prendere l'attaccapanni, come me attacco i panni, senza l'attaccapanni. Attacca i panni. E siccome spara silicone senza silicone, no? Perché sta ne fai. Non puoi! Niente te ne fai. Dico no. Oggi lavoro che stavo facendo perché uscisse la colla e non c'era colla. Se non c'è colla, cosa incolli? Senza la colla. Mi ho toccato un buttare dentro a scaldare la colla e poi aspettare. Rissa! Il pacco ragazzi è più grande del vecchio. È più grande. È più grande di me, vedi? Più alto di me. Allora, presenta... Finalmente pressione. Primo gadget. La pressa dove andremo a realizzare i cappellini. Cioè in questo modo. Il cappellino va qua dentro. Oppure sulla parte qua sopra, però l'ho messo dentro. Esatto. Buono. Piglielo. Poggielo lì. Primo accessorio, bello, si gusta. Non l'abbiamo presa completa di tutti gli accessori, in quanto le tazze, le penne, le bottiglie. Per adesso a noi non interessa realizzarle. Però ci sono gli accessori a parte da prendere per completare la macchina. I piedini per posizionarla. Bella lei.
Non è uno sponsor, è un acquisto, me lo sono comprato. Computerino, qui vai a programmare il tempo, la temperatura di preriscaldamento, la temperatura di lavorazione e i tempi. Qui poi imposti anche i sensori per i tempi, per la temperatura, vedi quando raggiunge la temperatura. E vabbè, dietro c'è solo la spina. E comunque il cavo qua. Lo so. Qui c'è solo la spina. Io che ho detto? Cosa ho detto? Cosa ho detto? Lancia! Delta HF integrale. Se no, non ci piace. No, S4. Tu alzi o tolgo. Io sono vecchio. Tu alzi o tolgo. No, io tiro giù e dopo la sfilo da per terra. Perché non riesco a alzare, sono basso, più basso di te. O la alzi te. No, peso. Questa è la parte pesante. Peso. Tanta roba. Voilà. Fatto bene? Mi piace, bel lavoro. Alza. Io alzo tu sfili. Oh, giusto là. Molto bene. Mi è stato pesante. Devo lanciarmi più grande. Via. Che amici. Vai dottore. Gira. Questa è la pressa. Vabbè, gira con me. Quindi regolo la pressione, l'altezza. Più alta e più bassa per dargli più pressione o meno. Che ci ha informato qua il vecchietto? Ho già studiato. Che lui studia di notte, ragazzi. Forse queste sono da riabitare. No. No? Solo non si vanno su? Ah, perché non la muovo. Sì, perché tu poi sotto qui hai le due viti per togliere lo stampo. Ok. Però questo è lui che ha fatto così. Quindi si va a collegare questo, o così, che si infila solo su. Ah, ma hai studiato veramente? Sì. Check. Ma non c'è check. No, ma già accendeva? No. Ah, prepara già. Sì, quello sì. Cavo, assistente, assistenza. Ci mancano anche i piedini per mandare a fare un giro, a fare a spasso con lo spasso nello spasso. Allora questa va attaccata dietro per dare corrente alla nostra macchina. Corrente, dare corrente, dagli corrente. Queste sono le ventose per non farla muovere. Dice verità. Queste? Queste qui le scorta, queste penso. Al massimo. Queste ne arrivano anche a messe col dado del sole? Sì. C'è vita ancora? No, non va più su dentro. No, adesso. Dove dopo si vedrà. Hai anche un manuale? Non c'è. Puoi vedere due foto come funziona, due robe, no? L'ho buttato di là. Dove? Di solito quello serve a fare i lavori, a vedere come funzionano le robe, e c'è via manuale di istruzioni, con le istruzioni di come procedere. No, ma io l'ho lanciato di là. Tanto sai che il meccanico è bravo, eh? Sì. Meccanico! E alla fine ha fatto Giorgio.
Meccanico! Bene, mi piace. Allora, questa la mettiamo qua così. Cosa dici? Ci facciamo una bella etichetta Vevor? Tanto per pubblicizzare la Vevor, che magari ci manda il frigo, la, il fornetto per le pizze. No. Che dici? Facciamo l'etichetta della Vevor. Tanto abbiamo il plotter, l'etichettatrice, abbiamo tutto. Questa, amici, è la pressa, quella più grande credo che facciano, perché ho cercato di prendere la più grande in commercio. Il freno a mano è quello per le tazze. Queste sono quelle per le tazze. E noi non abbiamo. No, non ce l'abbiamo. È un accessorio, un gadget che non ho preso. La cosa più importante che volevo cercare non c'è. Dove hanno messo quelle viti? Polistirolo. Come l'hai attaccato voi? Grazie, bravo. Così si fa. Profondo e intenso. Ok. Cos'è? Ma è già arrivata montata, sì. Sì, dopo per toglierla tu smogli queste vitine qua, sotto. Sono come queste? Sì. Tu smogli queste qua, nella slitta sotto. Sì, è anche smollata. Ti ho detto che voglio ripassare le vitine. Come possiamo dire, i nostri ragazzi sono impegnati a montare il nostro super acquisto. Bravo Bob! Bravo Bob! Sempre così. Al top. Praticamente tu togli questo e sotto, sulla slitta che c'è lì. Mm-hmm. Tipo quello. Ah, ma ogni volta bisogna smontare per fare un cappello. Smonti la base, vedi qua sotto che c'è la slitta. Sì. Infili la slitta qua. Uh-huh. Togli le due vitine qua. Sì. Ci metti l'altro pezzo collegato qua. E ti fai i cappelli. Un braccio ogni volta. No. Sono due viti sopra, quattro sotto. Tutto sommato fai anche presto. Il problema è che devi fare delle magliette, o fai prima le magliette e poi fai il cambio, oppure prima fai il cambio e quando torni a fare le magliette ce l'hai sempre su. Sì. Ci perdi un po' di tempo, ma non è così complicato, ecco, non lo è. Poteva andare anche peggio. Non so se siamo ancora inquadrati, l'ho aspettato un pochettino. Certo, meglio di prima anche. Bene, bene, mi fa piacere. Ragazzi, voglio ricordare che se volete qualche maglietta, qualche gadget, qualche sticker, qualche cappello, felpa, vabbè, tutto l'abbigliamento, sapete che qua trovate il nostro numero, basta che ci contattate e noi vi rispondiamo e ci mettiamo d'accordo. Numero di riferimento per dirci la grafica, taglia della maglietta, se volete una t-shirt o una felpa, cappellino. L'indirizzo dove spedirvelo, quel numero lì di riferimento per gli ordini di WhatsApp, di Gabriel. Che dire? Questa è la nostra bella pressa. Adesso qui ci metteremo un po' meno a realizzare i nostri bellissimi capolavori. Adesso devo capire, probabilmente me la terrò un po' di qua, perché se la giro di qua quando è calda va sulle t-shirt e non posso girarla troppo di qua perché avrò anche il cavo. Cioè. Quindi sì. Quello che è collato lo voglio così. Lo lasci qua, spessore, la carta forno va sopra, come sempre. Sì. Okay. Sì, perché anche questo ha la sua resistenza, però... Sì, non basta. Vabbè, vedo il Marco felice del suo acquisto. Super acquisto, sicuramente è una cosa che ci aiuterà. Ci sì, aiuterà perché... parecchio, sì. Perché scaldando, cioè... Tirarle a mano, abbiamo avuto anche degli inconvenienti. Dobbiamo ammetterlo. Se non si scalda bene la pellicola, succede come qua, il turbo diventa turbo, una turbe,
la turba è mentale, no? E Renault non c'è più. Sparisce, Ult. Ult, parente di Hulk. Vabbè, comunque. E quindi quella... Sì, adesso questa andrà un attimo modificata, ripassata. Dobbiamo rivedere anche gli adesivi da metterci. Dobbiamo metterci a prepararli un po' prima. E sicuramente va fatto con la pressa. E quella adesso la ripassiamo, sì. Con quello la là puoi lanciarlo. No, di là? È sempre comodo per magari quel tipo di tessuto. Per delle cose piccole, magari non devi scaldare tutta la piastra grande. Te la fai andare bene su piccole cose. Tipo, io ho provato a farlo un cappellino con la piastra. No, ma sai, cioè, è da ridere, né? Tipo, ho dovuto mettere il cappellino. Ed è te faccio vedere. Te provo a immaginarti uno che deve mettersi il cappellino così, tenere l'adesivo e scotarsi. Perché con la macchinetta, con la... stavo piastrando il cappellino. Qua sopra è venuto un po' storto e non potevo farci niente che comprare l'accessorio giusto. È normale. Bella scelta. Fatto bene. Bella scelta. Questo è un gadget che a me personalmente piace molto. A noi piace molto. Guarda, io ti dico... Il buon Volpe non c'è neanche con esso, che almeno vedeva, è un socio, dovrebbe... Vai fuori. Vuoi chiamarlo? No, apri la fotocamera. Mandagliela e vediamo se si sveglia, si collega, se dice buongiorno. Guarda prima, c'è la vetrina. Sì, eh. Allora, io sinceramente ti dico, non vedo l'ora di metterla in uso questa. No, ma io la uso prima che arrivi tu. Sentite questo, ragazzi, cosa dice? La metti in uso prima. Sai che devo trovare la maniera di portarmi una ciabatta più vicino. Me la metto dietro lì, adesso ce la attacchiamo qua. Sì. C'è un buco. È l'unica. Chi è? Stamagna? Stamagna. Non ci guarda, non ci caga, non si connette, non ci interagisce. Peccato, peccato, perché ne ho visti solo tre stasera di media, costanti, fissi, praticamente noi. Vabbè, vabbè, comunque. Ricordiamo anche del privé. Allora, sì, privé. Siamo... Un secondo arrivo, aspetta un attimo. M'ha abbandonato, un'altra volta, l'ennesima volta. Vabbè, mi siedo io qua. Piedi tu adesso. Vado via col rosso, torno col no, giallo. Dammi via giallo. È rosso. No. Due svapate me le faccio anch'io. E che dire? Non lo so. Sambuca? Da ieri sera è cambiato, ragazzi, non è più Sambuca. No? No. È Sambuco? No. È il tuo buco. Vedi? Il karma esiste. C'è questo. Sì, dai, comunque il sale, il privé è in fase di finiture. Privé sta andando, dai. È bellino, vero? Il privé sì. Dai. Abbiamo aggiunto un gadget che però ci ha un po' delusi, però vabbè, non possiamo farci niente.
Pensavo un'altra cosa, un altro effetto, però oh, Ci accontentiamo. carino è carino, Carino fa il suo è effetto, carino. dai. Forse è un po' da alzare. Frigo, È un po' da alzare il frigo, da però. alzarlo, Un pochino, più però. di così non so come fare, cioè Non tiene veramente. coso, quello bianco che avevi di fianco. Non tiene. No, perché si rovina tutto subito, cioè è un lac con una laccatura molto molto fine, è tipo quelli del banco, basta È da toccare, base, sì, lo tocchi e si segna, si rovina, quindi io eviterei di mettere quello per cambiarlo fra un mese o due, quello magari no. Troveremo una soluzione comunque. O se no si lascia così. Ma a me sinceramente non dispiace Noi così. lo giriamo un pochino. L'ho già messo l'inclinato il massimo che si riusciva, perché dopo alla fine anche lì c'è poco spazio. Ci dobbiamo prendere tutto il negozio, svuotarlo e allora possiamo fare quello che vogliamo. Vabbè, È fine comunque anno, se. per dopo l'estate magari riusciamo a fare una cosa così. Vediamo cosa ne esce, cosa riusciamo a fare. Vediamo, Comunque capiamo. è in fase di realizzazione finale, siamo quasi alla fine e tra poche Beh, allora io settimane, penso che 1 o 2 settimane forse. fine settimana prossima, per fine mese forse o inizio febbraio, dovremo Sicuramente. riuscire a fare una live di là in privé. Visto che questa è la casetta, quello è il privé. E quindi secondo me ce la facciamo. Per quanto riguarda invece il concorso, possiamo partire. Penso da febbraio. Allora facciamo questi contest, facciamo questi, come li chiamiamo? Concorsi per regalarvi appunto questi gadget. E qui realizziamo i gadget. Nel privé Cazzeggiamo. cazzeggiamo, vi teniamo compagnia. Voi ci tenete compagnia. E interagiamo con voi e Ovviamente. diciamo che quello era nato con l'idea di ospitare qualche ospite. L'idea di questo canale, di questa live, è nato per portarvi comunque agli eventi di motorsport che frequento al weekend, principalmente la domenica, ma tante volte anche al sabato. E io gli faccio la parte del cameraman, registro, e gli eventi sono di motori, quad, auto da drifting, c'è un ragazzo giovane che corre, ci sono pensionati con macchine super potenti, all'interno del gruppo del quale faccio parte ci sono delle persone che fanno parte dell'associazione dedicata a te. Dedicato a te è un'associazione di volontariato fondata dal dottor Veronesi, che bene o male tutti abbiamo sentito parlare, e i fondi raccolti durante questi eventi, la maggior parte delle volte, vanno all'associazione dedicata a te. Molte volte va anche alla Città della Speranza. Comunque sia, è fatto per anche quello per far divertire il pubblico e per fare beneficenza. Quindi faccio parte di questo progetto, volevo portarvi durante i weekend con ciao cucciolo, ben arrivato, hai visto qua il gadget, magari dopo te lo ripresento. Stavo dicendo, termino un attimo, che appunto l'idea delle live della domenica era per coinvolgere anche voi e rendervi partecipi delle giornate di volontariato che vengono fatte. Poi io riesco anche a salire a bordo delle auto e magari portarvi in primo piano con le live direttamente a bordo di queste vetture. Di sicuro con Moreno non posso salire in quad, quello glielo faccio a bordo pista, cioè Beh, chi è che lo dice? non posso andare in gara a salire con Moreno. Vabbè,
E non posso mettere delle telecamere in live che lo seguono, tipo il MotoGP e la Formula 1, non sono fornito. Possiamo mettere una GoPro? Ma non è collegata per, con la linea per andare sì, in diretta live. È vero, è vero. Quello mi raccolgo i materiali e nel canale YouTube Zando Movie e nel canale YouTube di Tutto in Officina escono questi materiali. Questi principalmente di Twitch sul canale di Tutto in Officina. Quelle dei motori del sabato e la domenica sul canale YouTube Zando Movie. Quindi chiocciolina Zando Movie, sempre di YouTube. Per le auto, motorsport in genere, chiocciolina di Tutto in Officina, sempre YouTube, per rivedere i contenuti di queste live. Bob Fer Cap in chat, e così capiscono meglio. Ecco, cos'è che deve fare il nostro Bob, la regia? Un recap dei nostri social di Instagram. Ok, di allora, ho capito, quindi Bob, la gentile regia che ci dà assistenza, un piccolo messaggio con il link dei due canali YouTube, ricordando che sono di YouTube, per chi non ascolta. Magari c'è qualcuno che ci guarda a volume basso e sta solo ascoltando, quindi ben venga. Poi volevo dire che comunque, recuperando il discorso dedicato a te, sì, è anche una, secondo me dà anche una sensazione, quando vedi la il logo è questo e lo vedrete su tanti dei miei capi di abbigliamento. Prego, scusa. Che quando sei al loro show, vedi la macchina, ti dà anche una sensazione un po' toccante, secondo me. Allora, di quel gruppo là sono, se non sbaglio, 3 o 4 auto con l'adesivo del dedicato a te sul lunotto posteriore o in giro per la carrozzeria, giusto per promuovere questo logo. Poi ce n'è una che è tutta wrappata, tutta etichettata con questo adesivo, e quella praticamente fa solo esposizione statiche, qualche accelerata, qualche bang, qualche fiammata, però è praticamente ben arrivato anche a Rovez. Buonasera Rovez, buonasera Volpe. Ben arrivato, ben arrivato Rovez. Certo, ho verificato prima, eri a 993.000 visual e avevi raggiunto i 1.305 se non sbaglio. Complimenti, avevamo detto, vedi, 9.98 ora, te l'ho detto stamattina, ci saresti arrivato. Complimenti, mi fa veramente tanto tanto piacere, perché so l'impegno che ci mettiamo per vedere questi risultati. Quindi, anche se non l'ho raggiunto io, ma l'hai fatto te, complimenti. Ti dico, io il più alto che ho fatto sono stati 250.000 visual con lo stesso... vedi, sono cresciuti ancora. Io avevo guardato, era 1.312. Vuoi ricordarci il link anche del tuo canale? Canale Instagram il tuo, però. Perché i link che ho messo sono del mio YouTube. C'è anche Instagram, volendo, però... Lasciaci il link del tuo, che magari vanno a vedere il risultato che sei arrivato e il risultato ottenuto, e sicuramente magari ti manda su qualcosina ancora. Scrivici pure il tuo link, che magari qualcuno dopo va a vederlo. E niente, è una bella soddisfazione. Grande. Allora, siete arrivati adesso, quindi vi aggiorno un attimo. Questa sera abbiamo fatto questa felpa per una cliente, sempre tutto personalizzato, perché noi qua tutto personalizzato. E come vedi, sopra il banco è arrivato il nuovo giochino. Perché? Perché finora i gadget li abbiamo fatti con... questa pressa qui.
Tanto, hai visto che ti hanno detto che sei bello stasera? Chi? Il buon Volpe ha detto, guarda che bello che sei stasera. Grazie Volpe, non avevo visto, scusa. Scusami. Allora, bravo, bravo Bob, che continui a mandare i link. C'è anche Instagram. Gli sticker. 23 stampa disegno. L'ha già messo. Infatti sto leggendo, sto ricordando. Per il canale di queste creazioni qua. Poi abbiamo Instagram Zando Movie, sempre per il discorso dei motori e del motorsport. Abbiamo anche un altro canale, un'altra pagina che seguo io, quindi Instagram la segue lui, e TikTok. C'è anche su TikTok. C'è anche su TikTok. Questa è praticamente Sticker Italia 24, e lì facciamo solo adesivi tipo questi, adesivi autoadesivi. E ciao Stratula, benvenuto Stratu, anche a te. Questo è TikTok. Devi nascondere un po' più verso di te, no, di me. Dai, che forse in due ce la facciamo, vai più avanti. Non si vede più. Vabbè. Vabbè, 23 stampa disegno. Vi prepariamo delle locandine, che così la mostriamo e facciamo prima. Sai cosa? Ho la cornice quella elettronica. Buttiamo dentro i file e lei in rotazione passa, la mettiamo qua, ogni tanto la facciamo vedere, basta metterla a fuoco e via. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Basta metterla in uso, caricarci i prodotti. Perfetto. Bravo Bob, quello che intendevo, grazie dell'assistenza. Allora, tornando a noi, la piastra piccola l'abbiamo usata anche prima per fare questa felpa. Da questa sera abbiamo fatto l'unboxing di questa, che è la piastra, la pressa della Vevor, però non è uno sponsor, è un acquisto sponsorizzato dal sottoscritto, e questa ci faciliterà notevolmente ci faciliterà notevolmente i nostri lavori, ce li velocizzerà anche. Quindi Rovez, la tua t-shirt, la tua felpa nascerà da qui. Qui ci facciamo anche le stampe con la sublimazione, ma ci manca la stampante idonea. Quella la prenderemo un po' più avanti, penso verso l'estate, per i lavori che dobbiamo fare. Per adesso questa va più che bene. Vai, vai. Vai, il lavoro ci chiama, quindi vai pure. Hai messo la tua testina bella... No, stavo leggendo Rovez. Rovez scrive e noi leggiamo. Ma dove vai sempre di là tu? Vai a vedere se ci sono i follower? Sì. Allora, vedo che neanche stasera la piccola Emily mi ha salutato. Domani sera vieni a casa mia? No, a casa di maschio. Cos'è? Niente. Casa mia? Sì, domani sera vieni a casa tua. A fare? Andare a mischiare? Boh. A posto. Ischiai. Tutti stirati qua, vabbè, comunque.
Stiamo ultimando i lavori del privé. Non vi facciamo vedere niente, però sta venendo una figata, almeno a parer mio. A me piace. Ti smonto la spalla che ti hanno attaccato con lì. Johnny! Ti smonto una spalla, Johnny! Mm-hmm. E nel privé vedrete una cosa che useremo di più io e Volpe alla fine. Perché Marcolino non gli piace. Cioè, gli piace, ma... Chi è Marcolino? Tu. Ma non in live. Giusto? Giusto? Non lo so, vedremo. Quello è da vedere. Vedremo. Quello è da vedere. Quello è da vedere perché... C'è un perché. Io lo so. No, scusa. Di tre i lavori chi li ha fatti? Uno e mezzo? Mm? Di tre chi li ha fatti i lavori? Uno e mezzo? Uno e mezzo. Uno e un quarto. Ah, boh. Quindi vedremo. Cioè, dipende anche un po' dall'impegno. Se no, tu prendi tutti a casa. Cioè, non è detto che bisogna. Ah, no? No, Volpe, hai sentito? Sì. Cioè, è bella la casetta, no? Ha un bel look, un bel. Bel vedere, fatta io. Beh, non esageriamo. Questa un quarto. Questa c'ero anch'io. Sì, questo per c'ero tirare anch'io. Sulle due pareti. Quello c'ero anch'io, quello c'ero anch'io. Me lo sono portato giù da solo quello. Questo l'ho attaccato insieme, quelli l'ho attaccato il porco canzaro là, dove ci sono le magliette e il cappello. Porco canzaro. L'ho attaccato okay, io. Porco canzaro. Questa l'ho portata qua dentro, però non l'ho buttata su io. Era già qua. L'abbiamo portata qua dentro. Ma vabbè, ok, ha fatto tutto lui. Ha fatto lui, casetta. Lavori in casetta. Il privé ha fatto tutto no, lui. No, il privé non ho fatto niente. Questo l'hai fatto dentro o fuori? Hai fatto tutto, stai bello, bravo. Bravo, bravo. Vabbè, ragazzi, io direi. E il buon Stratula c'è ancora? Dobbiamo fare anche il gilet personalizzato al gruppo del maschio, del Volpe, quindi Stratula, Nicolas, Gigi, Riccardo e Cristiano. Dobbiamo fare un po' di gilet. Quando volete, se volete. Io sono felice di... Beh, se passi per la live ti aspettiamo. Se riesco, se sì, ci sale. Se riesco. Se rievo. Se riesco a arrivare. Se rievo vuol dire se riesco a arrivare. Sierra. No, è abbreviato. È l'abbreviazione. Devi studiare. Secondo devi me studiare. Secondo me voleva scrivere Sierra. No, è se riesco a arrivare. Se rievo. Dico di scrivere Sierra Cosmo. Sierra. Digli unboxing. Unbon. 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 Uguale. Non so dire. Basta. Sicuro? Ce la fai? Speak English, dai. Ti voglio il telefono. Oh, dimmi zio. Zio, dimmi, dimmi. Sì, dai. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao, vai figli. Ciao, ciao. Ciao, guarda che è un fax. Saluto. Ciao, fax. Ciao, fax. Scappa un fax, mettilo là. Signori, vabbè. Allora, Marco, io direi che questa sera... Ah, ok. No, no. Ah. Cosa possiamo... No, io stavo pensando, questa parete, per quanto ci ha attaccato quella bellissima chitarra, mi sembra ancora vuota. Non so se è il caso di mettere qualche altro accessorio o lasciarla così. Che dici? No, va bene così. Va bene così? Forse attaccare scioppola che altra parte. No, scioppo no, il Winchester di quando ero piccolo che davo la caccia agli indiani, no. Winchester non lo metto. Lo sai, armi non le voglio. Ammazza da baby. L'unica arma che posso è questa, perché mi serve per tagliare le pellicole. Quindi. Emily! Non lo so.
Ti piace tanto quel nome? Ci sono stato insieme a una di nome Emily. E cosa vuol dire? Deve scrivere. Saluta lo zio. Cazzo. No. Saluta lo zio. Basta. Vabbè, saluta lo zio cazzo. Marco. Saluta lo zio cazzo. Saluta lo zio cazzo, l'ha detto lui. Allora, nel senso, saluta lo zio cazzo, dai, veloce, sì. Apri bocca, ballo, dai. Apri bocca. Ti addolcisco un po' le parole, dai. Vuoi un po' di zucchero? Sì. Ti addolcisco un po'? No, veramente voglio. Fatela comprare, va. Ti do la caramella dopo se fai bravo. I momoni. Sono da prendere. Come i bambini. No. Vado a prendere due. No. Vado a prendere due. No. Dai. No. Visto che bella Gigino, Volpe? Piace tanto sta pressa, non vedo l'ora di metterla in uso. Vai. Metti in off, che dopo mi fa quella spina a parte. No, visto che con le protezioni sotto... Off è sul bene. Cerchio. Eh? Off sul cerchio. No, perché al lavoro c'è scritto off e on. Vabbè, impari anche quello. I simboli. C'è la metafora in volume. Stanno smaltendo il vetro probabilmente. Vai, 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 vai. L'obiettivo premio in palio. Allora, dal mese di febbraio faremo dei concorsi. I concorsi avranno degli obiettivi, tipo 10 persone in chat o 20 persone in live. Decideremo volta per volta. Raggiunto. No, sarà pescato. No, l'obiettivo. No, lo sì, l'obiettivo. Sì. Noi. Il vincitore. Beh, ci arrivo. Passo alla volta. Passo alla volta. Ho capito il vincitore. No, allora. No, l'obiettivo. Mm-hmm. L'obiettivo è tipo stasera vogliamo arrivare a 10 persone in chat. Quanti siamo arrivati stasera? Non lo so perché non abbiamo tenuto il conto. Probabilmente dovremmo essere intorno alle 6. Raggiunto, appena raggiungiamo l'obiettivo, prendiamo il nome delle persone collegate, le mettiamo in un barattolo. L'ospite, in questo caso stasera è maschio. Se è volpe, sarà volpe. Chi sarà con me farà l'estrazione. E assegniamo un gadget tipo il cappellino. Quindi, arrivati all'obiettivo di 10, prendiamo il nominativo delle 10 persone, nomi dentro un barattolo, lui fa l'estrazione, quindi il vincitore ce l'abbiamo già. Il gadget potrà essere o deciso da noi, oppure busta A, busta B, busta C, come tanti programmi televisivi, per scegliere il premio. Identificato il vincitore e il premio, procediamo con la personalizzazione e la consegna. Questo è l'idea che abbiamo avuto per il mese prossimo, o per comunque partire dal mese di febbraio. Non so se può piacervi, se può rendervi felici non solo guardare le nostre creazioni, ma avere anche un gadget. Che il gadget lo decido io o lo decidiamo noi, però allo stesso tempo la personalizzazione ve la decidete voi, sia la grafica che il colore. Come colori per adesso in casa ho da il verde fluo a il giallo fluo, a poi ho quelli con le iridescente che cambia colore per delle grafiche bellissime. Poi abbiamo un bel rosso fluo, un rosso fuoco, il fucsia, tanto nominato nel mese di novembre. Fucsia! Abbiamo tre tonalità di azzurro, il nero, il bianco, l'oro, tanti colori li ho finiti e stanno per tornare, stanno arrivando. E quindi diciamo, questo è quello che abbiamo pensato per rendervi partecipi alle nostre live. Questo è un pezzettino di iridescente che si vede appunto cambiare colore. Sono andato a coprire una scritta come quella della schiena, quindi niente di che, però
Questo è il quanto. Ah, Marco, dimmi. In privé ho notato un barattolo un po' spoglio. Quello nero? Sì. È la black box per le estrazioni. Lo wrappiamo? Esatto. Stickeriamo? Io lo butto là, possiamo wrapparlo. Lo stickeriamo, lo etichettiamo, gli facciamo un po' di adesivi. Dai. Il teschio? E avanti. È piccolo, via fuori piccolo, si rovina, non riesco a fartelo neanche sulla cover, dopo prendetela. Che sennò rimane senza un'altra volta. E niente. Così. Io direi che per stasera vi salutiamo. Vi aspettiamo domani sera. Tornate con gli amici, attivate le campanelle, iscrivetevi. Seguiteci perché proviamo la pressa. E dopodiché probabilmente partiamo con anche i premi o le creazioni dei vari gadget, perché abbiamo una felpa e due t-shirt già da fare. La mia t-shirt? Una delle due. Quindi sì, ce n'è da fare, dobbiamo solo cominciare. Quindi ragazzi, noi vi salutiamo. Tu sei stanco? Beh, un po' per il lavoro. Un po'. Io invece ho fame. Vado a casa a mangiare. Io devo andare in bagno. E lì? Sai dov'è? Sì. Quindi, salutiamo i follower. Domani tornate, attivate la campanella subito, così domani arrivate in tempo. E niente, fate iscrivere anche gli amici, che così arriviamo prima agli obiettivi e prima avete l'opportunità di guadagnare il gadget anche voi. Buona serata. Ciao ciao. Ciao ciao ragazzi.